Oggi affrontiamo la tematica dell'intervento sulla scena di un crimine. Come autista soccorritore abbiamo una marea di cose a cui pensare addirittura dalla partenza. Quindi inizialmente, una volta ricevuto il target che dobbiamo raggiungere dalla centrale operativa, individuare la strada più idonea da fare, avendo sempre delle alternative ben presenti perché ci possono essere impedimenti durante il percorso. Durante il percorso che facciamo per raggiungere il target, insieme al collega, soccorritore o sanitario che esso sia, ci accordiamo su come scendere, su cosa prendere, la divisione del materiale e, in funzione anche delle notizie di dispatch che abbiamo dalla centrale operativa, iniziamo ad abbozzare come posizionare il mezzo sulla scena. Una volta giunti sulla scena, se sono già presenti forze dell'ordine o altri enti, ci rapportiamo subito con loro. Se invece non sono presenti, è chiaro che dobbiamo decidere noi le prime cose da fare. Una volta evidenziata la certezza di una scena del crimine, ovviamente dobbiamo cercare di muoverci sia in funzione del soccorso al paziente e sia in funzione del non inquinare la scena del crimine. Una volta stabilito se si tratta di uno scenario da gestire in modalità scoop and run, l'autista soccorritore nella fattispecie si occuperà di preparare il presidio più idoneo all'evacuazione rapida di questo paziente. Se invece siamo su uno scenario da gestire in modalità stay and play, l'autista soccorritore si metterà a disposizione del sanitario, del collega, per eseguire determinate manovre, tra cui anche manovre rianimatorie, ventilazione, massaggio cardiaco. Una volta stabilizzato il paziente, si procede al caricamento, si controlla che sia stato vincolato correttamente alla barella. L'autista soccorritore si occuperà di controllare che tutti i presidi sono bloccati con i loro fissaggi e successivamente ci si avvierà verso l'ospedale. Si comunicherà alla centrale operativa il codice di gravità e poi si consegnerà il paziente agli operatori del triage dell'accettazione nell'ospedale di destinazione che è stato prescelto come più idoneo per quel paziente. Una volta collaborato con l'assegnazione, si ripristina il mezzo.